Buonasera. Ce l'abbiamo fatta, siamo ancora in costruzione, ma bentornati alla botteguccia dei sigilli, che questa sera in realtà non ho ancora deciso, ma andrà in onda probabilmente sia sul canale Cracker Park che su Bellum Perenne, perché è il punto della situation. Come avete visto, io vi saluto, doppio bacio accoppiato alla Jerry Calà, ragazzi, siamo tornati in quello che sarà il nuovo studio della botteguccia dei sigilli. Io vi ringrazio per l'attesa, vi ringrazio per tutti gli amici che nonostante tutto hanno piano piano continuato, diciamo, ad unirsi, ecco, alla botteguccia. Per arrivare a quello che sarà il punto della situazione questa sera e rincominciare a martellare con tutte le cose che bisogna discutere e, come dire, ovviamente anche un ringraziamento a tutti coloro che magari sono entrati, hanno visto che qui le cose si fanno in maniera scomoda e sono andati fuori dai coglioni. Quindi va benissimo così. Meglio crescere lentamente con tutti voi che siete il nervo della botteguccia. Il punto della situation, scritto in maniera maccheronica, perché è importantissimo andare a discutere. Io questa sera volevo andare un po' a braccio per salutarvi, per tornare a contatto con voi. E volevo andare a vedere, cioè il punto della serata voleva essere quello di andare a vedere un po' quali sono le notizie più lette dell'ultimo mese. Ok, io ho cercato di selezionare i vari quotidiani, non ce n'è uno di decente ovviamente nel nostro paese in cui, lo so, siamo settantesimi per libertà di stampa, non lo so, c'è qualcosa, vabbè, di scandaloso, esattamente, francamente, non lo so, ma poi ne ho preso uno che non vi dirò, perché poi ho controllato e più o meno si accavallano, ecco, quelle che sono le letture più frequenti, o meglio, le letture più dense da parte degli italiani nell'ultimo mese, ovviamente. Una ce la bruciamo subito, è l'elezione di Silvio Onald, no? Negli Stati Uniti, il Silvione americano che, come ho già annunciato in un piccolo video e come probabilmente voi sapete già se mi conoscete un po', io ritengo essere semplicemente una sorta di casacca per qualche cos'altro che sta arrivando, però queste 10 notizie è importante, secondo me è molto interessante, prima poi di ripartire con la divulgazione, con tutto, sulla botteguccia per farci due risate e anche per vedere come cazzo stiamo messi fondamentalmente. Intanto vi volevo far vedere una cosa, perché sebbene il Teo stia diventando, come dire, da questo punto di vista commerciale, stia diventando un bravo ragazzo e sta cercando di fumare il sigarettino elettronico, dopo una sigarettona, anzi tra poco una sigarettona vera l'accendiamo. Ma volevo farvi vedere che per fumare la sigarettona e partire poi con quelle che sono le notizie, per fumare una sigarettona che cosa serve? Serve questo oggetto qua, ok? Voi sapete che cos'è questo oggetto qua? Perché questa è una cosa importante, soprattutto alla luce di quello che sta accadendo negli ultimi mesi nel mondo. Voi pensate che questo serva effettivamente per andare a mettere la cenere della mia sigaretta all'interno? Ok? Questo per qualcuno è una foto di famiglia! Bisogna stare attenti, però, bisogna stare attenti perché di foto di famiglia purtroppo se ne fanno molto poche ultimamente, ok? Ed è un disastro perché poi sono, come dire, i fotografati che fanno,
che bombardano gli altri, insomma, lo sappiamo, no? E questo è un punto fondamentale. Adesso, dopo questa bella schifezza di politica lì, scorrettezza totale che caratterizza la botteguccia, andiamo a partire con le 10 notizie più lette dagli italiani nel mese appena trascorso, ok? E ci facciamo veramente quattro risate assieme. Allora, ragazzi, la prima notizia che appare, io sono molto veramente sono lusingato di poter leggere queste minchiate, perché questo ci dà veramente voglio dire il livello, no? Dopo quattro anni, come dice giustamente Davide Ramuno, nel quarto dopo Covid e dopo questi anni, insomma, di disastro totale, dove ci sono i medici che hanno paura di prendere le bastonate, chissà come mai, la prima notizia, adesso vado a recuperarmela, la prima notizia, apriamo qua, l'appunto che mi sono preso, la prima notizia è che la prima notizia più letta, ok, questo degli ultimi giorni, bisogna dargli il beneplacito del fatto che si tratta degli ultimi giorni. La prima notizia è che tale Liam Gallagher Payne degli One Direction è morto a Buenos Aires, precipitando probabilmente dal suo hotel. Quindi, in mezzo a tutto il delirio che c'è, Palestina, non Palestina, Trump, Elon Musk che sta diventando quello che dovrà diventare, il disastro comunque di tutto ciò che viviamo tutti i giorni, un italiano su 10 che non ha una cazzo di lira per mangiare, eccetera, la prima notizia più letta degli ultimi giorni, almeno in Italia, è che Liam Payne, cioè gli accertamenti relativi al post mezz'ora prima su Snapchat, lesioni gravissime perché si è gettato giù da un palazzo e quindi si è lesionato evidentemente il collo, e per carità, è un essere umano che è morto, per cui non è questo il punto, ma ovviamente questa è la prima notizia fra le più lette, ok, delle 10. Al secondo posto abbiamo quest'uomo che secondo me è un bel marionettone, ma che sta dicendo cose che tutto sommato a qualcuno della controinformazione, anche a qualcuno di noi che ha delle idee che non sono prese da quel morbo sinistro, no? Andiamo a cercare la parola sinistro, sappiamo che cosa troviamo sul dizionario, tutte robe molto brutte, da quel morbo psicotico sinistro, è che Donaldone ha vinto le elezioni, ma in realtà voi sapete, come ho presentato anche nel video di un minuto e mezzo che ho fatto per esprimere le mie perplessità, è che in realtà dietro di lui, secondo me, le elezioni le ha vinte Elon Musk, e questa è una cosa molto importante da rilevare, perché Elon Musk sta mettendo bocca su tutto, sta intelligentemente mettendo bocca su tutti quegli argomenti che in qualche maniera ci hanno diviso in due, e quindi hanno fatto in modo che la stragrande maggioranza dei rincoglioniti, del rincoglionitico tendenzialmente sinistri, abbiano, insomma, quelli che fanno le manifestazioni con l'arcobalenismo, con tutte queste stronzate qua, con la questione del patriarcato, con tutte queste idiozie totali senza fare niente per il nostro paese, ovviamente Elon Musk sta prendendo posizione rispetto a tutte queste cose. Perché? Perché non è un cretino, oltre a essere uno degli uomini più ricchi del mondo e uno degli uomini più intelligenti del mondo, e anche a essere molto più in su di me in classifica in Diablo 4, maledetto lui, sulla PlayStation, ovviamente le sta dicendo tutte, cioè partecipa alle telefonate con Donaldone riguardo all'Ucraina, mette bocca addirittura, che non si sa come cazzo è possibile, su quella che è la politica estera del nostro paese in relazione ai giudici sul rimpatriare i clandestini, eccetera, che io posso anche condividere, anzi condivido assolutamente questa questione che dovrebbe allontanarci da tutte queste boiate dello Ius Soli, tutte queste idiozie, no? Che aiutano quegli altri, cioè aiutano praticamente i parenti delle foto di famiglia a ibridarci tutti, a distruggere l'unità, l'identità sociale, etnica e spirituale dell'Europa.
Però il problema è che sta mettendo bocca su tutto, ma perché? Ma perché è lui che ha vinto le elezioni ed è lui che potrebbe, come abbiamo già spiegato, se volete andare a vedere l'ultimo video prima della pausa fatto con Davide Ramunno, è lui che ha la possibilità di diventare il personaggio alla Blade Runner, il personaggio, peggio ancora in realtà, delle saghe di Alien, Prometheus, eccetera, quindi quel personaggio che andrà a comprarsi un pezzettino del vostro cervello o a vendervi un chip per vivere 50 anni in più, per curarvi questo o quella malattia, apparentemente va contro le case farmaceutiche, apparentemente va contro queste derive, nonostante il fatto che poi la figlia trans faccia la fuga, modello film di Mel Brooks, perché qua negli Stati Uniti non ci si può più stare. Insomma, lui si sta ergendo a paladino di quella sostituzione socio-tecnologica religiosa che potrebbe farlo diventare veramente il nuovo papa della tecno-religione in questo periodo di fine Kali Yuga, ok, che stiamo vivendo. Allora, questa sera non la voglio fare troppo lunga, anche perché sono qua ancora, comunque sto sistemando, ci sono un po' di libri a posto dietro di me, un po' di roba, ma ancora un delirio della Madonna, per cui però sono molto contento di tornare a presentare una puntata e a fare una puntata per voi e con la vostra partecipazione. Però insomma, due parole su Elon Musk, che sta facendo veramente di tutto, partecipa a tutto. Secondo me Trumpone è l'ultimo finto presidente degli Stati Uniti, potrebbe essere l'ultimo finto presidente degli Stati Uniti, e chi dice abbiamo evitato i massoni satanisti sostenuti dalla Van der Leyen, da tutta quella gente lì, io non lo so chi è più, chi potrebbe essere più massone satanista di qualcuno che vuole prendersi un pezzo della vostra anima sostituendolo con un'identità digitale permanente, eventualmente vendendovi la possibilità di vivere non per sempre, ma insomma vivere veramente veramente a lungo, ok? Quindi bisogna stare molto molto attenti a questa cosa qua, io credo. Andiamo ad abbassare un pochettino questa musica, perché è almeno, mi sembra un po' alta, poi vedremo in post produzione, ma tanto oramai ci siamo abituati, no, a fare le cose in maniera vera, ok, in maniera reale. Quello che sicuramente volevo fare questa sera, non farla molto lunga, perché poi faremo delle puntate su Elon Musk e tutto quello che sarà, magari chiamerò qualche amico che è già stato con me, penso a Francesco Centineo, che è un pozzo di conoscenza filosofica, e altri come lo stesso Davide, per tornare a raccontarci corrispondenze, come lo stesso Dagon, per tornare a parlarci di antinomie, di una serie di cose che dobbiamo discutere. Intanto accendiamo il sigarettone per andare ad annunciare che la terza notizia più letta dagli italiani, pensate un po', è la scoperta dell'amore di Giorgio Armani. Giorgio Armani, la sua scoperta dell'amore, il dolore, il ricordo per il fratello Sergio, creatore della ditta Armani, e la mancanza dei figli. Cioè, lui ci racconta tutto quello, ha raccontato agli italiani tutto quello di cui non ha mai parlato, e gli italiani hanno ascoltato come terza notizia più importante degli ultimi giorni Giorgio Armani, che diceva probabilmente insomma le sue minchiate da anche lui, sì, persona elegantissima per carità, ma francamente non ce ne può fottere un cazzo. Poi c'è una botta di elezioni regionali in Liguria 2024, questo perché andiamo, ripeto, sulle notizie del mese, quindi troverete delle non corrispondenze ovviamente con gli ultimi giorni, spoglio i risultati, quindi tutto sommato gli italiani ancora, nonostante tutto, hanno un certo interesse verificare il fatto di aver votato dei minchioni, cioè di essere andati a votare, di aver votato dei minchioni, che quei minchioni sono tutti uguali, si comportano tutti come schiavi dell'elite generale, sia tecnologica che sanitaria, loro li votano, ma sono giustamente molto interessati, perché avendo sprecato ancora una volta questo pezzetto di cervello andando a votare, evidentemente sono interessati. Però poi arriva un'altra notizia, ovvero una delle notizie più lette,
è la patente digitale. Come fare ad averla sul proprio smartphone? Quindi un ennesimo passo. E qui sapete, ci sono tutta una serie di argomenti che io ho trattato, che tratto, no? Anche qui la conversione anche del vostro documento di guida, così come la conversione, presto per chi ci cascherà nel wallet, eccetera, così come il denaro, digitale e quant'altro. Insomma, come fare per averla sul proprio smartphone, come fare per essere dipendenti al 100% dai sistemi di schiaccio un bottone, ti spengo tutto. E in qualche maniera gli italiani sono, nonostante tutto, estremamente interessati. Estremamente interessati, ma perché del resto, allora, il problema non è non essere, voglio dire, come per Elon Musk, no? Il problema non è in qualche modo partecipare, valutare o discutere con come faccio io con il mio amico Lorenzo, che saluto, come con l'amico Simone, carissimo, che saluto, sulla consistenza del lavoro di Elon Musk e su quello che effettivamente Elon Musk può rappresentare per il futuro della biotecnoreligione del prossimo futuro. Scusate, ma essere consci significa essere un passo avanti, giustamente cercare di sopravvivere in maniera più efficace. Guardarmi come un deficiente o guardarci come un deficiente quando diciamo guarda che se la tua moneta fosse solo digitale ti spengono con un click e la ragazzetta che paga un euro insomma di caffè con il banco ma ti guarda come per dire ma guarda sto razza di complottaro eccetera, ecco questa gente qua, del resto questa gente qua è anche gente che si è fatta 4 5 so 4 ci siamo arrivati a 4 5, no? Spruzzing in animai. Spruzzing, 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 e quindi vabbè, ovviamente ci guardano come dei deficienti. Però la patente digitale è al centro degli interessi degli italiani, okay? Molto al centro. Poi devo dire la verità: prima di arrivare a cose comunque amene, c'è la Spagna, ok? I morti relativi a quello che le 8 ore di pioggia in un anno dicono i giornali, no? Che se fosse davvero così, insomma, chissà come mai vengono poi in contemporanea mostrati quelli che sono i contenuti relativi alla possibilità reale, addirittura li scrive Wikipedia, quindi siamo arrivati a dei livelli allucinanti, così come Pfizer ha ammesso e la gentaglia di quel genere di aver avvelenato milioni e milioni di persone. Ovviamente Wikipedia ci dice che effettivamente la manipolazione del clima diventa a tutti gli effetti una forma di guerra, ok? Come, cioè, come fosse diventato ieri, insomma, una forma di guerra, come se quello che vediamo in cielo fossero tutte fantasie, ma del resto sono tutte fantasie, no? Come le nostre fantasie del denaro digitale, della patente digitale, delle identità digitali in generale, tutto a punti, tutto ridicolo, rimane il fatto che vestanno a ok? E nel frattempo quell'uomo là, perché i collegamenti li faccio, quell'uomo Elon Musk continua a dire le cose giuste apparentemente per molti di quelli che appartengono alla controinformazione, che ci staranno cascando con tutte le scarpe, l'abbiamo già detto all'ultima puntata prima della pausa, e rischieranno di diventare quelli che poi ci aggrediranno, ok? Nel mondo nuovo, per fare un'altra citazione huxleyana. Molti morti, io non voglio neanche discutere, non voglio discutere cose che effettivamente non conosco in questo caso al dettaglio in relazione a come è avvenuto, rimane il fatto che l'emergenza in questo caso ha interessato gli italiani, per fortuna. E l'ha interessata in due casi, quindi ci porta via due diversi filoni di notizie, ok, relative a come funzionano i percorsi di sollecita. Cura, okay, di ciò che sta avvenendo e contemporaneamente degli effetti, okay, reali di quello che è avvenuto in Spagna. Però, ragazzi, però non possiamo andare avanti con cose veramente così importanti. Bisogna parlare di tale, questa la devo leggere perché, ragazzi, permettetemi, non so neanche chi cazzo è io, e meno male che non so neanche chi è. Tale Margosica Boni, che dice che è fuggita da un medico in famiglia 4 volte, cioè dal set di un medico in famiglia. Sul set si è innamorata di Pietro Sermonti,
sono stati 6 anni tormentatissimi. Ok? E poi l'inferno. Questa è una delle 10 notizie più lette dagli italiani nell'ultimo mese. Devo andare avanti a commentare o non ho voglia di farmi bannare nel momento in cui sto riprendendo per bestemmia violenta, ok? O per bestemmia articolata. Quindi lasciamo perdere, ok? E procediamo. Procediamo perché arriviamo al clou. Perché dopo tale Margot Sicaboni, che qualcuno di voi conoscerà anche, chi cazzo è Margot Sicaboni? Così come non conosciamo, perché siamo dei detestabili boomer, non conosciamo tutti quei deficienti che fanno la trap. E che sono gli idoli di metà Instagram che è fatto di rincoglioniti che prendono a calci gli animali negli zoo da una parte e di rincoglionite che ballano col culo di fuori dall'altra. Abbiamo un'altra importantissima notizia che gli italiani non si sono fatti scappare e hanno cliccato talmente tanto da far rientrare nei primi 10 posti, ovvero Gerry Scotti. Cioè Gerry Scotti che ci dice che ha avuto poche fidanzate nella sua carriera, ma che con le letterine ha vacillato, ok? Cioè lui ha confuso spesso anche l'amore con la gelosia, ma adesso è guarito, ok? E c'è rimasto male fra la lite e il rapporto che c'è stato fra Max Pezzali e Cecchetto. Due personaggi che si sono resi protagonisti della distruzione cultural musicale dell'Italia negli ultimi 30 anni in maniera veramente efficace. Quindi questa, Gerry Scotti e le sue riflessioni sono fra le 10 notizie più lette, ok? Come dicevo, abbiamo un doppiaggio, cioè abbiamo un doppiaggio dell'alluvione a Valencia, quindi anche qui. Quegli italiani almeno si sono interessati, ecco, di qualcosa. E il risultato delle elezioni in Liguria anch'esso doppia apparentemente le 10 notizie più importanti, ma ce n'è anche un'altra che è estremamente importante. Io non ce la faccio più, ragazzi, veramente questa sera la tiro breve, ma perché volevo salutarvi e volevo tornare fra di voi. Cecchettin vuole aprire una fondazione a nome di sua figlia per insegnare l'amore. Ok? Dopo essersi gettato, credo, in politica, no? Dopo che la figlia ha fatto tutte quelle scenette da mezza black metaller, dopo che la nonna, a seguito della morte della nipote, era bella ridanciana. A presentare un libro di ricette e soprattutto dopo che cioè, quel tizio che dovrebbe aver ammazzato sta ragazza, chiunque ci sia in quella bara, insomma, non si vede mai, non appare mai, cioè, chi l'ha mai visto? In foto, che, boh, non sappiamo esattamente chi sia, dove sia, con chi parli, eccetera. Cecchettin fa la fondazione per insegnare l'amore. Da questo punto di vista verrebbe ovviamente, se non si è abbastanza sgamati sulla posizione di Elon Musk e su Trump, quello che secondo me è il pagliaccio, cioè diciamo il puppet Trump con Elon Musk dietro, bisognerebbe chiedersi veramente, veramente, effettivamente, stanno dicendo delle cose interessanti questi due, Musk e Trump, effettivamente parrebbe di sì, perché se volessero effettivamente opporsi a tutte queste idiozie relative al green piuttosto che all'LGBTismo combattente, a tutta questa passaggio di femminismo che è diventato in realtà uomismo, no? È un femminismo macista che ha preso tutto quello che teoricamente di cui accusa, cioè tutte quelle cose peggiori di cui accusa tale patriarcato. Se fossero effettivamente vere le informazioni relative ai cosiddetti femminicidi e alla loro quantità, che non esiste, ripeto ancora una volta, il femminicidio perché nel
in quella che è la legge italiana esiste l'omicidio, quindi non c'è un essere umano che vale più di un altro, indipendentemente da come si svolgono le cose, anche se in realtà poi sappiamo benissimo che come minimo qualcuno di più importante c'è, nel senso che voi provate ad andare ad avvicinarvi a una certa comunità romana e provare a dire la parola sbagliata, anche solo l'epiteto sbagliato, ok? Poi vediamo se effettivamente in Italia è vero che tutti i cittadini hanno lo stesso valore. La stragrande maggioranza dei cittadini italiani effettivamente si è data lo stesso valore e oramai, ripetendo ancora una volta la meravigliosa definizione di Davide Ramuno nel quarto dopo Covid, abbiamo capito che l'88% della gente italiana si è data lo stesso valore perché ha deciso prima di nascondersi dietro alle pezze da culo, da faccia che eliminano le identità personali, quindi diventando un gregge a tutti gli effetti dal punto di vista psicologico e diventando un gregge poi dal punto di vista anche fisico nel momento in cui ci si pone alla sperimentazione globale di massa. Di tutto questo, come di quelle stesse bombe che fanno capo in qualche maniera a quella stessa comunità di persone che non si può mai criticare laggiù in Medio Oriente, ovviamente zero, neanche una notizia su 10, zero, gliene frega un cazzo. In realtà anche quelli che vanno a fare le manifestazioni, che vanno a scassare la minchia, a fermare il traffico al sabato pomeriggio a Milano per manifestare, che cazzo manifesti? Cioè cos'è che esattamente manifesti e a cosa serve manifestare? Vai effettivamente, se devi rompere i coglioni su quella che è la definizione dell'amor di patria e dell'amor di patria in qualche maniera trasfuso verso l'esterno, verso l'amor di tutti i popoli singoli, prendi e vai a combattere tu nella finta guerra ucraina che in realtà è un fronte a schiena zitta anche quello, Zelensky, tutti la fine dei cognomi di queste persone parla molto chiaro su quella che è la loro estrazione etnica, vai a combattere lì, vai a combattere nello Yemen, vai a combattere dove cazzo devi andare, basta che ti levi dai coglioni. E da questo punto di vista la controinformazione effettivamente sembra cascarci, ripeto ancora una volta, perché Elon Musk le sta dicendo veramente tutte su queste bandiere arcobaleno fuori per sempre dalle classi, tutta una serie di cose. Attenzione, attenzione, perché Peter Weyland di Prometheus, quell'uomo che vuole creare il nuovo superuomo, che in realtà è un vecchio uomo intersecato con la macchina, e fondere quella che è la spiritualità che è propria dell'uomo all'interno di una di un cervello, di una entità cerebrale alveare, le sta dicendo tutte per diventarvi simpatici. Allora ragazzi, chiunque di voi che faccia parte del mio canale, di qualsiasi altro canale di amici, di meno amici, perfino quelli che seguono i canali delle venditrici dei propri mazzi di carte, ve le ricordate, le due approfittatrici, attenzione, attenzione, perché insomma, le sta dicendo tutte per esservi simpatico, e io dico che una persona così potente, così ricca, così intelligente e in un posto di fiducia di quello che sembra essere apparentemente in questo momento di nuovo l'uomo a capo della terza o quarta potenza più importante del mondo, gli Stati Uniti, sembra essere l'uomo di fiducia tanto da prendere delle posizioni di rilievo e ascoltare le telefonate relative all'Ucraina. Un uomo così, insomma, per il vostro futuro, pensate esattamente che cosa può fare. Avete visto Ghost in the Shell, le menti alveare, eccetera? L'ho già detto e lo ripeto per andare a chiudere questa serata, che ho detto è un pochettino cortina, ma era per salutarvi, per stare di nuovo con voi. Una persona come lui, che potrebbe proporre, per esempio, di vivere, proporvi di vivere 200 anni, di curarvi la maggior parte dei cancri, di darvi per esempio degli innesti che migliorano addirittura la vostra
attività cerebrale e la vostra capacità fisica al costo, per esempio, di avere un marchio, di avere un'etichetta, delle Musk Industries. Secondo voi quante persone potrebbero essere pronte domani a dire sì? Indipendentemente che poi Teo e altre persone abbiano ragione o no sull'esistenza di uno spirito all'interno dell'uomo che non può e non deve essere sostituito da una tecnologizzazione che ci porterebbe a essere automi, ok? E non più esseri umani, alla vittoria, come direbbe l'amico Dagon, di Arimane, della tecnologia, che è il nuovo lato della demonologia, ok? E come ultima cosa vi lancio lì anche un'altra cosa: se tutte le persone che si sentono sane al mondo, anche se poi effettivamente non fanno un cazzo e non leggono notizie, ok, relative alla Palestina, si dicono contro questi sionisti, no, aggressivi, e sono tutti puntati lì, e arriva qualcuno che dice: io vi do la soluzione per questo, questo e quell'altro problema, io mi presento come il vostro nuovo salvatore, io mi metto contro all'escalation in Ucraina, contro ai programmi di una politica economica perseverante in Europa, eccetera, come se fosse effettivamente il nemico, no, di quella gente lì. Non è già successo nella storia che quei signori lì, in qualche maniera, grazie ai grossi finanziamenti che i Rothschild hanno dato alla Germania pre-nazista e poi nazista, che finissero per essere magicamente le vittime totali grazie a un cattivone dall'altra parte? Attenzione al gioco delle parti, perché non si sa esattamente chi manovri chi e se effettivamente dietro tutto ciò non ci possano essere ancora dei grannasi a becco che pescano in ogni singola goccia del vostro sangue, ok? Quindi attenzione, questa è la riflessione della serata dopo queste 10 entusiasmanti notizie più lette del mese per quanto concerne quindi la situation, e volevo lanciarvi anche all'ultimo con questo banner un vota il buffone della serata. A seguito di questi 4 anni volevo farvi votare, scrivetemi voti, poi buttatevi anche su eventualmente unitevi ovviamente su Crackapart per quelle che sono le opere di Crackapart, e tra poco io tra l'altro ho in uscita alcuni racconti con amici editori di Imperia, la Colomò editore, e ovviamente il lavoro di Crackapart va avanti, e unitevi anche al canale Telegram, in cui in qualche maniera tutti i giorni andiamo a salutare, a riproporre video, a buttare lì discussioni con tanti amici che sono già parte del canale Crackapart e che ogni giorno ci aiutano a dare degli spunti di letteratura, tante cose belle di arte, di riflessione sulla su quella che è l'attualità. Ma volevo dirvi appunto, sia qua che su Telegram, dove volete, votate il buffone della serata. Vota il buffone della serata. Abbiamo un numero uno, l'uomo della vita spericolata, ok? L'uomo con 7 mascherine sul volto, casco rossi. Poi al numero due abbiamo Siero Pelù, un altro uomo irribelle, no? L'abbiamo visto quanto è ribelle. Il terzo non lo nomino neanche, leggetelo lì perché mi viene il vomito solamente a leggerlo. Che è uno dei personaggi più legati a tutto questo schifo, a questo avvelenare persone che tra l'altro scoppiano, cadono per terra come le mosche, sempre di più. E poi abbiamo, vabbè, David, con la fionda o no, Scrotenzo, l'errante, ok? Sappiamo benissimo errante che cosa. È un altro di quei becchi lunghi con
che pucciano nel vostro sangue, in molti casi purtroppo pieno di inizi di placche che portano all'ictus. Spero di no, per voi amici che mi ascoltate, ma insomma sapete di che cosa sto parlando. Vota quindi il buffone della serata fra Casco Rossi, Siero Pelù, Lorenzo al numero 3 e David Scrotenzo l'errante. Ok? Dai ragazzi, io vi ringrazio, questo ritorno per me è veramente una gioia. Rincominceremo anche con il materiale dei film con Alessandro, con qualche diretta, con dei video, con quelli che sono le sue pillole. Adesso che mi sono, diciamo, installato e posso rincominciare a lavorare in maniera un pochettino più stabile, io ringrazio tutti quanti voi che mi avete atteso e che mi state seguendo fin dall'inizio e pian piano, tutti coloro che si stanno unendo e come dire, vi rimando ai primissimi lavori, alle prossime pillole che arriveranno in fine settimana o inizio della prossima settimana. E io, con quelle 10 notizie più importanti di questo mese e il punto della situation, vi saluto e vi do un bacio nel Teo Crack Apart installato nel nuovo studio, nuova magione. Nuova aggressione. Ciao ciao, passate una buona notte.